Liberi.tv Cosenza, siamo qui appunto perché abbiamo visto un bacchetto del Movimento 5 Stelle e ne vogliamo approfittare per chiedervi anche la ragione del motivo della vostra presenza qui a Cosenza. Beh, la presenza a Cosenza c'è da tanto tempo, nel fatto specifico adesso stiamo presentando dei progetti che abbiamo realizzato e che sono il frutto di un lavoro che ormai possiamo dire quasi annuale, sì. E riguardano i rifiuti, quindi la valorizzazione del territorio attraverso i rifiuti, quindi quella che viene detta appunto valorizzazione al riciclo, certo. E rifiuti, la teoria è rifiuti zero, cioè applicare un modello sulla base ecosostenibile sulla base di Vedelago, che è un centro di riciclo in provincia di Treviso, dove appunto si riesce a riciclare il materiale plastico e cartaceo e metallico quasi al 99%, sì. E quindi potrebbe essere una prospettiva allettante per il Comune di Cosenza. Noi abbiamo fatto già la proposta al Comune di Cosenza nella persona del sindaco, che ha accettato volentieri di confrontarsi su questo tema e di far partire un tavolo di lavoro per la realizzazione di un sito qui a Cosenza per la gestione dei rifiuti. Poi ci sono altri progetti anche in corso. Come per esempio il wifi libero e gratuito per tutti, o un progetto che ha a che fare con il trasporto pubblico ecosostenibile, quindi bilanciato per la comunità di Cosenza, e altre cose che sono in porto, come una valorizzazione di un'area urbana che è stata sempre, diciamo, un'idea e mai è stata realizzata praticamente. I cittadini di Rende e Cosenza ormai possono essere definiti come un'unica realtà. Però noi stiamo cercando di metterla in concreto. Come vede, siamo un gruppo variegato, nel senso che ognuno vale uno, sì. E ognuno dà il suo contributo senza nessun particolare privilegio, ma ognuno dà quello che può. E come vede, siamo senza retribuzione. Sì, volontariamente. Diciamo un po' come la politica attuale, che è comunque demandata alla libera organizzazione dei cittadini, che forse sopperiscono alle mancanze della politica attuale, quindi le associazioni che riescono forse a sopperire anche localmente a quello che forse non riesce a fare la classe politica dirigente. Assolutamente, il paragone in questo momento ci fa, se ci pensiamo bene, ci fa rabbrividire. Una politica che non fa altro che chiedere soldi in ogni occasione, anche quando si tratta di ridurre gli stipendi dei politici, così come stiamo facendo adesso con una petizione al Comune di Cosenza per ridurre gli stipendi delle amministrazioni locali. Questo non succede, infatti noi praticamente ci basiamo esclusivamente su una raccolta fondi dei cittadini, quindi con donazioni, con la vendita di magliette, quindi è una forma, è quasi un volontariato tutto e per tutto, anzi contro assolutamente la logica dei rimborsi elettorali. Il Movimento 5 Stelle a livello nazionale ha rifiutato 1.700.000 euro nelle scorse amministrative del 2011. Che spettavano al movimento in base ai voti presi a livello nazionale, sono stati rifiutati dal movimento, così come alcuni consiglieri regionali nel nord Italia, come Davide Bono, come Favia a Bologna, hanno deciso di abbassare i loro stipendi di consiglieri che erano oltre 8-9 mila euro, per ridurselo a 2.000-2.500. Questo penso che ancora in Italia non sia stato apprezzato nella potenza deflagrante che ha. Ho visto praticamente che sul cartello c'è scritto: la democrazia può resistere alla minaccia autoritaria soltanto a patto che si trasformi da democrazia di spettatori passivi in democrazia di partecipanti attivi, nella quale cioè i problemi della comunità siano familiari al singolo e per lui importanti per quanto le sue faccende private. A proposito di ciò, non so se è molto interessante, tra l'altro non so se lo sapevate, ma oggi alla libreria UBIC c'è stata la presentazione di un libro che si chiama Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere, ed è edito da Stampa Alternativa, stampato dall'Associazione Radicale Certi Diritti, e parla appunto dei diritti delle persone omosessuali e non omosessuali per quanto riguarda appunto l'estensione del matrimonio anche alle persone appunto dello stesso sesso. Voi come vi ponete alle coppie di fatto? Voi come vi ponete come Movimento 5 Stelle in ambito, diciamo, locale di diritti e di democrazia, visto che comunque sono temi che in Italia purtroppo non vengono trattati anche dalle classi politiche dirigenti?
Ma Raffaele, sicuramente io parlo per me, non parlo per il movimento, perché certo, il movimento siamo tutti e la mia voce è una nel gruppo. Però fa parte del movimento ed è importante. Sì, fa parte del movimento, ma non è del movimento. Certo. La mia idea è che io non ho pregiudizi di sorta di nessun tipo. Mi sembra una cosa giusta, cioè in fondo voglio dire, se è un'esigenza dell'uomo, perché non... Si parla magari di estensione di diritti e quindi magari, visto che in Italia molte cose non sono tutelate dalla legislazione, come anche il diritto alla salute stesso, possiamo pensare anche a molte battaglie che sono di laicità, visto che è uno Stato molto cattolico e che ci facciamo molte volte guidare un po' troppo da quello che è il Vaticano, sia a destra che a sinistra. Infatti magari il Movimento 5 Stelle è anche una novità, perché riesce ad ascoltare forse di più quello che è il popolo e non magari... una logica un po' troppo clericale. Ecco perché la frase, cioè, se questo che mi ha appena detto, questo problema delle coppie di fatto e quindi dei loro diritti che devono essere estesi. È un problema di tutti, non è solo un problema delle coppie di fatto. Allora, se non capiamo questo concetto, non andiamo da nessuna parte. Il suo problema è il mio problema, fin tanto che lui sta bene, sto bene anch'io. E funziona così, la democrazia in fondo poi è così. Se non capiamo questo concetto, non lo portiamo avanti, non andiamo purtroppo da nessuna parte. Quindi il cittadino dovrebbe un po' svegliarsi dal torpore che ha avuto in questi anni, capire che lui ha un potere nelle mani, che è quello del voto, e esercitarlo nelle sedi dovute quando inizia la colazione. Non è solo il voto che deve esercitare il cittadino deve esercitare la democrazia diretta, cioè attraverso, se non diventa consapevole, se non si snebbia un attimo la mente e non capisce che partecipando e facendo ascoltare la propria voce, non attraverso il voto delegando Tizio e Caio o Sempronio, ma direttamente dicendo no, non ci sto, noi siamo qui i pomeriggi di sabato dopo che abbiamo lavorato una settimana, dopo aver sudato peraltro, ci impegniamo per anche per far conoscere i nostri progetti e tutto quanto, ma soprattutto per dire una cosa ai cittadini: se siamo 1000 a chiedere una cosa, forse non ci ascoltano tanto, ma se siamo 50.000, una voce più preponderante poi alla fine viene fuori. Quindi lo scendere in piazza e rivendicare un po', come si è fatto nel 68, dei diritti e comunque essere partecipativi alla politica? Assolutamente sì, se non partecipiamo... Allora, le faccio un esempio chiaro. Sì. Qualcuno ci ha scambiato con il banchetto a fianco dove c'è, non so... La raccolta firme per l'abrogazione della legge elettorale attuale. Sì. Allora, mi ha chiesto un signore, fermandosi, dice: come mai noi non firmiamo? Io non firmo. Perché? Perché andando a firmare lì, sì, abrogo questa legge elettorale che obiettivamente, diciamo, ci fa schifo, sì. Ma il punto qual è? È che abrogando questa legge elettorale, l'altra, chi la fa? Chi la fa? Sempre la stessa classe dirigente, siamo di nuovo punto e da capo. Oh. Allora dobbiamo riformare prima la classe dirigente e poi fare delle proposte fra tutti i cittadini. Per quello che riguarda la proposta di cui ci parli, cioè l'estensione al matrimonio, sì, quindi dei diritti per gli omosessuali, allora anch'io posso dire la stessa cosa, io non ho nulla in contrario. Cosa fa però il Movimento 5 Stelle? Come in tutte le cose, il Movimento 5 Stelle, essendo un movimento dal basso, altamente democratico, decide in base a proposte e a votazioni. Certo. Se siamo 1000 persone, si fa una proposta, se la maggioranza dice che va bene, allora la cosa passa. Potrei dire la mia, per me io non ho nessun problema, io ho amici omosessuali che convivono da tanto tempo e per me non c'è nessun problema, però non è una cosa che posso attribuire al movimento. Certo. Il movimento agisce sempre in via di una decisione democratica. Però ti posso fare una domanda, sì, quindi se uno è minoranza non dovrebbe essere tutelato? Perché ad esempio ci sono delle minoranze, non so, prendiamo le minoranze religiose, o non so, anche le minoranze, perché si parla anche alle volte di discriminazione sulla base della razza, prendiamo, non lo so, gli extracomunitari in Italia. Talmente cose talmente lontane, no? dal mio modo per esempio di essere. Che voi diciamo di cioè... Lo pensiamo singolarmente, quindi singolarmente io comunque condivido magari la battaglia di una persona che ha un diritto. Non capisco la parola minoranza, non la capisco, cioè è una...
una persona appunto ha le sue esigenze, è chiaro che se la sua esigenza è minima e quella del gruppo è più diciamo così preponderante, passerà in secondo piano, ma se un'esigenza rimane, per cui si troverà uno spazio anche per la sua esigenza. Perfetto. Io... Non dimentichiamoci che comunque questo tema, secondo me, in questi periodi soprattutto, è molto strumentalizzato da parte di alcune forze politiche italiane. E per alcuni partiti l'avvicinamento, diciamo, delle persone omosessuali a poter votare quei partiti fa sì che questi dicano delle grandissime fesserie che magari nemmeno pensano, solo per poter far avvicinare elettorato attivo nelle loro... Noi a questo punto non vogliamo farne un discorso politico, certo. Ecco, questo è un discorso prettamente sociale. Esatto. E qui, quello dei diritti di cui tu parli è giustissimo, ma non lo strumentalizziamo e non facciamolo diventare un discorso prettamente politico, perché corriamo il rischio di praticamente di ghettizzarci, certo. E di dire allora sì, gli omosessuali vanno bene, allora votate per questo no. Partito. No, questa sarebbe una cosa squallida. Come giustamente dicevi tu, se è un diritto deve valere a prescindere da partiti e minoranze. Certo. Con questo... E c'è dall'altra parte, lo faccio avvicinare perché coincidenza, è colui che ha presentato il libro oggi, che poi è anche il segretario dell'associazione. Sì, è l'autore di questo libro, che voleva forse dire qualcosa. Sì, se vi va un dialogo, perché io ho ascoltato quello che avete detto... Yuri Guaiana, lo presento perché sennò non l'abbiamo detto per il microfono per l'intervista. Segretario della Radicale Certi Diritti. Volevo capire una cosa. Giustamente voi avete espresso la vostra opinione personale, però dato che in internet circolano anche altre posizioni, spero personali, di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno paragonato le unioni omosessuali alle unioni tra un uomo e un animale, e per questo si dicono contrari a... Io vorrei capire una cosa da parte... E dato che appunto voi avete espresso delle posizioni personali, avete ribadito che sono posizioni personali, perché il Movimento 5 Stelle non ha una posizione ufficiale. No, non è che non ha una posizione, non posso parlare per il Movimento 5 Stelle, okay, perché essendo un esponente soltanto non posso parlare ecco, per io... tutti. Vi chiedo se voi avete modo, perché magari no. Ma io queste c'è cose che una... dici tu non le ho viste. Allora, no, però posso sapere, io la mia domanda è questa. C'è una posizione del movimento su questi temi, e se c'è qual è? E se non c'è, invece vorrei sapere se... È assolutamente work in progress, come quasi tutti i nostri progetti, perché sono sempre tendenti al miglioramento, mai sfruttando o le nuove tecnologie riguardando i progetti ambientali o le nuove proposte sociali, siamo sempre tendenti al miglioramento. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, la persona a cui tu ti riferivi non fa parte del Movimento 5 Stelle, è stato ribadito anche più volte in diverse interviste, quindi il signor Perra, se non ricordo male, si chiamava, non fa parte, uno dei soliti... come si può dire? Sfruttano, diciamo, amatori e troll di professione. Che sono presentato come tale. Il problema è che conduttori di trasmissioni che non controllano le persone che invitano, è chiaro che fanno passare il movimento. Noi non andiamo in queste trasmissioni proprio per questo motivo, perché loro strumentalizzano la loro posizione per i loro scopi politici, perché poi di questo si tratta. Per quanto riguarda gli scopi sociali, noi abbiamo un progetto che ti metto a conoscenza adesso, che è assolutamente work in progress, che si chiama Progetto Equal. Ed è una ragazza del gruppo consigliare del Piemonte che lo sta portando avanti, si chiama Dejanira Piras, ha partecipato anche loro al Pride che c'è stato a Torino, hanno preso le critiche dal PD perché loro non c'erano, il Movimento 5 Stelle non era presente al Pride, cosa assolutamente non vera, in quanto era presente tra il pubblico, ma noi non mettiamo le bandiere, siamo presenti al Pride come Movimento 5 Stelle. Noi siamo cittadini, questo è il nostro banchetto, è diverso. Quando siamo in una manifestazione, abbiamo fatto manifestazioni contro gli inceneritori, non andiamo mai con le nostre bandiere Movimento 5 Stelle, andiamo come cittadini.
può capitare. Al Pride eravamo, erano presenti i vari consiglieri, eccetera. Erano assolutamente, ma ci sono le foto, quindi c'è la rete. È una questione di rispetto. Però non andiamo a mettere la nostra firma su cose che non che condividiamo, ma non c'è bisogno di dire noi le condividiamo. No, è bello che comunque c'eravate. Nazionale del Movimento 5 Stelle su il matrimonio civile. Perché c'è bisogno perché c'è bisogno della posizione? Io sono assolutamente favorevole come cittadino. Come cittadino. Assolutamente. Ma come Movimento 5 il Movimento 5 Stelle. Allora, cioè, si parla allora, dato che i sondaggi sono molto positivi per voi, certo. Probabilmente diventerete la seconda forza politica del paese. E probabilmente... Non credo alle cose che dicono i giornali, io sono sicuro di una cosa, auguro. Che siamo il primo gruppo, il primo movimento europeo, questo te lo posso dire, assolutamente sì. Allora, quando vi troverete in Parlamento a decidere, se mai dovesse capitare, di votare per una riforma del diritto di famiglia che prevede... Decideremo quello, noi siamo semplicemente dei meri portavoce. Allora, nel momento in cui il Movimento 5 Stelle, allora, quello che vogliamo spiegare al cittadino è questo. Che sia il problema. Io sono un cittadino omosessuale. Perfetto. Quello che noi vogliamo far capire a qualsiasi cittadino ci pone questa domanda è che noi vogliamo andare lì. Chiunque sia là vuole andare, è stato scelto dal gruppo, da altri cittadini per rappresentarci. Nel momento che è là, è mero portavoce, nel momento in cui ci sarà da una vostra proposta in merito o una proposta dei cittadini in merito alle coppie di fatto o ai vari... Cioè, perfetto. Se ne farà carico la rete, verrà votata in rete, verrà ampliata in rete e strutturata in rete e si porterà la legge, la proposta di legge in Parlamento. È questo che noi vogliamo, però il cittadino deve capire che non è che a noi ci dà il voto, ci manda là e poi sono cavoli nostri quello che dobbiamo fare. È il cittadino che ci deve guidare. E voi siete uno strumento del cittadino. Siamo semplicemente un mero strumento. È chiaro che è una cosa totalmente innovativa. No, può darsi anche che allora, la maggior parte dei cittadini votano contro. Certo. E noi purtroppo ci dovremmo attenere a quello che diranno i cittadini. Quindi ecco, però questo è un dato importante. Allora, che vi vorrei chiedere? Prima due cose. Una è, dato che a me interessa questo tema, se io volessi proporre a voi come rete, cioè, tu mi hai parlato di una rete, come si fa a innescare questo meccanismo per farvi riflettere su e arrivare ad un... Allora, c'è un progetto in corso, si chiama Progetto Equal. Però io parlo di politica, di legge sul matrimonio. Noi stiamo cercando di strutturare una proposta di legge e lo stiamo cominciando a fare adesso. È chiaro che è assolutamente è una fase embrionale del tutto, appunto perché ci hanno sempre detto, voi non avete niente in merito. Voi non avete niente in merito alle coppie di fatto, non avete niente in merito alle minoranze, noi lo stiamo sviluppando, assolutamente. Benissimo. E ci sarà il giorno 15, colgo l'occasione anche per fare un po' di pubblicità, la nostra riunione regionale, 15 luglio, sì. Dove? A Reggio Calabria, avremo un collegamento con Dejanira Piras che ci farà almeno così. Ma già sapete la sede dove si svolgerà? È una sede ancora in work, tutto indicativo perché... Però per sapere il riferimento, cioè avete un sito internet? Il meetup di Cosenza potete trovare... Perfetto, ci sono gli indirizzi, c'è la nostra pagina Facebook Movimento 5 Stelle Cosenza, potete trovarci là. C'è questo progetto qua che è attualmente in fase embrionale, quindi non ti posso dare dettagli che non conosco, è chiaro. Nel momento in cui sarà sviluppato dai cittadini questo progetto, cittadino intendo anche tu in prima persona, che dovrai, io ti chiedo di darci una mano a sviluppare, perché ci sono delle... Io per esempio mi sono occupato... Venire in quanto... Io sono iscritto... Assolutamente sì, ma... Può radicale. Venire chiunque, anzi. Assolutamente sì, può venire chiunque. Noi abbiamo delle regole sulle candidature, ma sull'attivismo non abbiamo nessuna preclusione o preconcetto. Okay. Sono gli altri che ce l'hanno. Certo. Posso chiederti un'ultima cosa? Tu hai detto, stiamo lavorando, è un work in progress e i cittadini decideranno, i cittadini potranno anche decidere di no. Però dato che qui... È una provocazione. No, però può essere perché... Sarà difficile perché è un progetto veramente bello. Però preferisco non dare dettagli perché... Ma io non ti chiedo dettagli perché capisco che è un work in progress e va benissimo. Però la mia domanda era, non credete che ci siano dei diritti
che non necessariamente devono essere vagliati da una maggioranza, perché quando si tratta di diritti che attengono alla vita di gruppi minoritari nella popolazione, cioè i diritti devono essere sottoposti al vaglio della maggioranza, allora, quando si tratta di difendere delle minoranze, oppure essendo allora, tali... In teoria no, ti dovrei dire no, è chiaro, ti dovrei dire no. Purtroppo le regole, come diceva, non mi ricordo chi, le regole servono per gli stolti. Purtroppo ogni tanto le regole del movimento, attenzione, le regole, parlo dello Stato, lo Stato si dà delle regole che purtroppo sono molto non tanto inclusive per quanto riguarda questi argomenti, soprattutto vedo vessati dal Vaticano, non potrebbe essere. È chiaro che non dovrebbe esserci neanche questo tipo di discorso, dovrebbe essere una cosa... Non ci dovrebbe essere la parola minoritaria. La parola minorante. È chiaro che al momento c'è, e purtroppo stiamo cercando di evitare questo problema, in modo che nel momento in cui anche con una legge si introduca e diventi una cosa normale, come... Questo dovrebbero essere degli argomenti che non dovrebbero essere proprio trattati. Purtroppo la mia difficoltà è che nella mia concezione non esiste una minoranza. Molto piacere. Io okay. Un cittadino, io sono un cittadino. È difficile parlare di questo. Ma mi fa molto piacere, però, dato che tutti i partiti ci vengono a dire che il matrimonio no, perché comunque è una minoranza, invece bisogna vedere che cosa pensa la maggioranza, eccetera, volevo capire se il Movimento 5 Stelle su questo tema aveva un allora, posizione è chiaro diversa che, no, assolutamente, da quella di tutti gli altri. Io ti posso partiti. Assicurare che la maggior parte del gruppo, dello zoccolo duro del movimento, su questo argomento è assolutamente favorevole. Non al è matrimonio civile per assolutamente gli omosessuali. Sì, non è un. Perché dopo una vita, cioè, non vedo perché uno non debba sì, avere anche dopo riconosciuto... una vita. Io potrei decidere di sposarmi anche domani con la prima persona che trovo oggi, perché ne ho la libertà. Come certo, io non ho mai visto questa cosa come per me un impedimento. Però è chiaro che per alcune persone lo è, quindi è chiaro che io voglio che il Movimento 5 Stelle si esprima a favore del matrimonio civile. Ma assolutamente sì, per me assolutamente sì. Io vorrei questo. Io ringrazio Ivan, sì, Ivan Pastore. Ivan Pastore del Movimento 5 Stelle di Cosenza, del Meetup, sì, giusto? Diciamo. 5 Stelle di Cosenza e anche Raffaella Greco, sempre. Raffaella Greco, Yuri Guaiana, dicevamo prima, segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti, e qui da Cosenza vi invitiamo a visitare non solo questo banchetto, ma anche il vostro sito, che è Il Meetup di Cosenza. Potete andare basta digitare su Google Meetup di Cosenza, lo trovate alla prima cosa che esce, il primo colpo che esce. Perfetto, grazie ancora e vi diamo appuntamento su liberi.tv. Grazie, arrivederci.